Buon pomeriggio, bentrovati al TG6. In apertura ci occupiamo di sanità. Idea di secondo livello non si faranno, lo ha detto l'assessore Nicoletta Verì, in quanto gli ospedali non rientrerebbero nei criteri del decreto Lorenzin. Verrà istituita però, dice ancora l'assessore, un'azienda sanitaria unica regionale. L'opposizione però non ci sta e va all'attacco. Sentiamo i dettagli nel servizio di Giuseppe Dintino. Idea di secondo livello, nulla da fare. Dietro fronte dell'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, secondo cui 4 ospedali dei capoluoghi di provincia non hanno le caratteristiche richieste dal decreto Lorenzin, almeno finché non saranno inseriti in una rete funzionale, differenziandoli cioè a seconda del trauma o della patologia complessa. Non ci saranno quindi il maxi ospedale dell'Aquila e Teramo e quello di Chieti e Pescara. I nosocomi diverranno quindi presidi di alta complessità, il che significa che del secondo livello avranno le funzioni, ma non il tanto agognato nome. La rete ospedaliera sarà sottoposta all'esame del tavolo di monitoraggio il 27 novembre. Ogni ospedale non contiene tutti quelli che sono i requisiti, sia strutturali ma soprattutto anche in campo di unità, di dipartimenti che possono dare quelle risposte adeguate. Per cui noi creiamo queste alte complessità e poi riattiviamo anche gli ospedali che sono periferici. E sulla questione arriva l'attacco dell'ex assessore alla sanità Paolucci, per il quale la maggioranza non sta mantenendo le promesse fatte in campagna elettorale. Non ci sono i di più rispetto alla rete ospedaliera che avevano promesso, sbandierato con Salvini che faceva di piazza in piazza e frequentava le nostre città, e al contrario si riparte dal piano precedente, quindi nessun di più rispetto alle strumentazioni. Mentalizzazione alle promesse del passato. Paolucci solleva anche il tema delle nuove assunzioni e chiede che fine hanno fatto i soldi stanziati per gli ospedali dalla precedente giunta. Tra l'altro c'è un immobilismo tale per la paura di scegliere e di dire la verità agli elettori, ovvero che appunto li si è ingannati, che si bloccano le assunzioni e i 400 milioni di euro che noi abbiamo messo a disposizione e che sono trasferiti alla regione per costruire i nuovi ospedali, lo ricordo, in una regione fortemente sismica. Non finiscono qui le novità che riguardano la sanità abruzzese. La Verì infatti ha dichiarato che nascerà un'azienda unica territoriale di tutta la regione a cui faranno riferimento le 4 ASL. Cambiamo argomento. Alla presenza del sindaco Carlo Masci e dell'assessore Dinisio, il consigliere comunale dell'UDC Massimiliano Pignoli questa mattina ha denunciato la situazione di grave degrado che persiste nel condominio di Viario Sparto 15, dove sono stati anche incendiati gli stanzini dei contatori. Nel maggio del 2017, sempre nello stesso stabile, un incendio doloso creò incendi e danni all'ascensore. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. L'ennesimo grido di allarme lanciato dai residenti dello stabile di via Rio Sparto 15. Oggi, consigliere Pignoli, siete qui con il sindaco di Pescara Carlo Masci, con l'assessore Dinisio, per rispondere alle istanze di questi cittadini, di questi condomini, in uno stabile che pochi giorni fa ha subito l'ennesimo incendio doloso. Dopo che è stato messo fuoco agli ascensori e grazie alla mia lotta, diciamo, politica, vi ricordate qualche mese fa che Messi fece una manifestazione con le tende e quant'altro, furono riparate, ora ci siamo di nuovo. Non si sa qual è l'origine e quant'altro, però insomma, di nuovo hanno preso fuoco sotto gli stanzini, quindi questa mattina ho portato il sindaco per farsi rendere conto della situazione, adesso in sinergia con il prefetto, perché se è di origine dolosa bisogna intervenire, e soprattutto con l'ATER bisogna verificare la situazione e ripristinare il decoro urbano, perché se non ci possono essere cittadini serie A, ma qui non si tratta di cittadini serie C, ma i cittadini serie Z. Io definisco il Viario Sparto 15 uno dei palazzi più brutti e pericolosi della città di Pescara. Basterebbe il vivere civile più che il recinto, basterebbe il rispetto della norma, il rispetto della legge, più presenza delle forze dell'ordine. Insomma, però con questa amministrazione ormai siamo agli inizi, sono trascorso soltanto qualche mese, ma già qualche cambiamento si vede anche per quanto riguarda gli sfratti e quant'altro. È un palazzo dimenticato questo, l'ATER non fa niente per niente. E noi dobbiamo usufruire delle cose altrui quando noi paghiamo l'affitto regolarmente. E che un palazzo, come vedete, è 3 volte che diciamo, rinunciamo alla morte, perché la prima volta 2 anni fa, 2 anni e mezzo fa,
quando è stato incendiato l'ascensore, qui era un... Io non le dico, guarda, è proprio dei film d'orrore. E per mettere l'ascensore l'ATER ci ha fatto aspettare 2 anni e mezzo. Qui ci sono persone anziane, disabili, ragazzi disabili, e l'ATER non fa niente per niente. Una vera e propria discarica vicino al fiume Vomano nel Teramano. Nonostante la situazione fosse stata già denunciata 2 mesi fa, nessuno è intervenuto. Tra i rifiuti ci sono anche delle lastre di Ethernet. Il Forum dell'Acqua torna a lanciare l'allarme. Sentiamo. Lastre di Ethernet e rifiuti di ogni tipo, una vera e propria discarica sulla riva del fiume Vomano tra Notarisco e Morro d'Oro. L'associazione ambientalista Forum H2O aveva denunciato la situazione alle autorità già 2 mesi or sono, ma la discarica è ancora lì, uno sfregio al territorio. Questa situazione è nota agli enti pubblici, i comuni per legge sono obbligati a rimuovere questi abbandoni di rifiuti perché costituiscono un pericolo per l'ambiente e la pubblica incolumità. Come si vede dalle immagini, tra i rifiuti anche diverse lastre, tra cui alcune rotte, di quel che sembra Ethernet. L'Ethernet è costituito da amianto, un materiale altamente cancerogeno. Secondo la legge, i comuni hanno l'obbligo di imporre gli oneri della bonifica ai proprietari dei terreni responsabili, o qualora questi non siano individuati, è l'amministrazione pubblica a dover provvedere alla rimozione dei rifiuti. Certo è che è molto deprimente vedere l'ambiente ridotto così. Andiamo avanti, le associazioni di categoria sono concordi nel richiedere soluzioni definitive al problema dell'erosione con i recenti fondi stanziati dalla regione che sono stati giudicati insufficienti. Il progetto Ancora, redatto dall'Università dell'Aquila, secondo le stesse associazioni, è l'obiettivo da perseguire. Vediamo. Erosione come primo problema da affrontare sulla costa d'Abruzzo. Mentre da più parti ci si sciacqua la bocca sul rilancio turistico balneare senza valutare che il mare avanza. Un paradosso che ha dell'incredibile. Balneatori e strutture ricettive nei comuni più a rischio continuano a chiedere soluzioni definitive, con tutte le associazioni di categoria concordi nel chiedere alla Regione 3 punti fondamentali. L'istituzione di un fondo economico a rotazione che possa risolvere di volta in volta le criticità più importanti, l'istituzione di un tavolo di confronto sul cronoprogramma e sul tipo di interventi da adottare, un vantaggio fiscale per le imprese che operano nel settore con la sospensione delle imposte locali. Per quanto concerne i danni dell'ultima mareggiata, tutti sono stati concordi nel sottolineare la necessità di stanziare ulteriori risorse. La legge ne prevede 1,5 milioni aggiuntivi ai 2 in somma urgenza annunciati da Marsilio, ma allo stato assolutamente insufficienti. Il presidente di FIBA Confesercenti, Peppino Susi. Normalmente siamo abituati ad una media di 3 grosse mareggiate l'anno. Questa è la prima, ne aspettiamo altre 2, con le difficoltà che tutti quanti possono immaginare. C'è unità di intenti tra i vari comuni? Oppure, come è successo in passato, ognuno pensa alla propria parte? Questo è probabilmente il problema, perché ogni comune pensa che debba difendere il proprio territorio, dimenticando che il mare non ha confini. Con questa cosa dobbiamo fare i conti. Io aggiungo ancora un'altra cosa, che in realtà il problema è dell'Adriatico, perché dove finisce il problema di Martinsicuro inizia il problema delle Marche, quindi sarebbe necessario anche un osservatorio interregionale per affrontare in modo unitario questo problema. Il report sui risultati dello studio sull'erosione costiera realizzato dalla Regione e dall'Università dell'Aquila, il progetto è denominato Ancora, pare la soluzione al problema. Una mappa del rischio dell'intero litorale abruzzese che consente di pianificare correttamente e puntualmente gli interventi a difesa e lo strumento da applicare con l'intervento di fondi ministeriali. Surrogati spot non sono più contemplati. Alfredo Di Rito, vicepresidente regionale di SIB Confcommercio. Ancora è uno studio di fattibilità e noi abbiamo potuto riscontrare che in un primo esecutivo che Casalbornia ha realizzato
rispetto allo studio di fattibilità per quanto riguarda questo tratto di costa, sta dando qualche piccolo miglioramento. Chiaramente attendiamo il completamento dei lavori e la messa in sicurezza di tutta la costa. Quindi se dovesse funzionare, l'obiettivo però è racimolare, allora, i 50 milioni di euro. L'obiettivo è il finanziamento dello studio Ancora, che conta su 50 milioni di euro su tutta la regione Abruzzo. Tant'è che solo Casalbordino parliamo di 10 milioni di euro. Torniamo a Pescara. Approvati in consiglio comunale i due ordini del giorno, uno presentato dalla giunta Masci dal centrodestra, l'altro dall'opposizione di centrosinistra, per la concessione della cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, sfuggita all'orrore della Shoah. La cerimonia è in programma per il prossimo 27 di gennaio, proprio nel giorno della memoria. Vediamo. Approvati oggi in Consiglio Comunale l'ordine del giorno della maggioranza per quanto riguarda la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre, è stato presentato, a dire il vero, anche un ordine del giorno della minoranza, Sindaco. Sì, abbiamo messo fine a queste polemiche strumentali a cui abbiamo assistito in questi giorni passati, perché noi già dal 15 dicembre avevamo avviato un percorso con l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane proprio per dare rilevanza alla vicenda degli ebrei in Italia, alla Shoah e per creare un legame forte tra Pescara e l'Unione delle Comunità Ebraiche. Io ho ricevuto nei giorni scorsi la lettera della presidentessa dell'Unione delle Comunità Ebraiche, Noemi Di Segni, e la quale ha fatto un plauso della nostra iniziativa, sottolineando che la cittadinanza onoraria veniva data non soltanto alla Segre, ma a tutti i sopravvissuti alla Shoah ancora in vita, all'Unione delle Comunità Ebraiche e alla Brigata Ebraica che aveva combattuto in Italia. Avete già contattato la senatrice Segre? Io ho il numero di telefono della sua segretaria, la chiamerò nei prossimi giorni, ma il contatto è quello che abbiamo stabilito con la dottoressa Lisa Billig, che è la rappresentante in Italia dell'American Jewish Committee, accreditata alla Santa Sede, e con Noemi Di Segni, che mi ha scritto, tutte e due mi hanno scritto veramente su questa vicenda, ringraziandomi e plaudendo alla mia iniziativa. Quindi mi sono visto attaccare dalla mia opposizione e sostenere dalle comunità ebraiche italiane su questa vicenda della Segre. Quindi pensate un po' quanto sia stata strumentalizzata la vicenda. Andiamo a Teramo adesso. Il centro antiviolenza La Fenice ha accolto questa mattina gli studenti delle scuole superiori per un incontro informativo. Il 40% delle donne che si sono rivolte alla Fenice sono uscite dal tunnel della violenza. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Il centro antiviolenza La Fenice apre le porte del suo sportello di Teramo agli studenti delle superiori. Alla presenza delle giovani generazioni, le operatrici della struttura hanno tracciato un bilancio di 3 anni di duro lavoro portato avanti nell'ottica della prevenzione del fenomeno della violenza fisica e psicologica sulle donne, spesso associata anche a quella sui figli. Attualmente il centro ha in carico circa 80 donne. Responsabile di questo servizio, anonimo, gratuito, pubblico, gestito direttamente dalla provincia di Teramo, e Anna Paola di Dalmazio. Il dato che maggiormente ci conforta e ci piace, che emerge dal report, è che il 40% delle donne che si rivolgono al centro antiviolenza La Fenice riescono ad uscire dal percorso della violenza. Oggi, con questa manifestazione di apertura delle porte del centro, vogliamo mandare un messaggio al restante 60% delle donne, dicendo loro che La Fenice è un luogo sicuro, che La Fenice accoglie le donne, aiuta loro a rielaborare il trauma subito e a crearsi un nuovo percorso di vita. E quindi diciamo proprio a queste donne di uscire dalla solitudine e di rivolgersi con fiducia al centro antiviolenza La Fenice. Le donne che arrivano al centro, che accoglienza hanno? Che ambiente trovano? Allora, innanzitutto di riservatezza e di anonimato. La donna che si rivolge a noi è protetta ovviamente dal segreto professionale, e poi se decide di denunciare è una sua scelta e si recherà dalle forze dell'ordine. Il centro antiviolenza è uno spazio di ascolto dove le donne possono raccontarsi, possono in qualche modo confidare quella che è la violenza che subiscono, la violenza che può essere a vari
livelli. Ci sono donne che subiscono solo violenza psicologica, ma comunque è un tipo di violenza che è molto, molto grande, perché va a intaccare la dignità della persona. Con voi si inizia un percorso. Sì, esatto, si inizia un percorso, la donna ci chiede aiuto, alcune si sono già separate, altre si vogliono separare e comunque sia noi costruiamo dei percorsi individualizzati di uscita dalla violenza, sempre nel rispetto della donna, della sua volontà, dei suoi valori e dei suoi tempi. La provincia di Teramo gestisce direttamente le strutture antiviolenza esistenti sul territorio teramano. Insieme al centro La Fenice c'è anche la casa rifugio Casamaia in località segreta, che accoglie in emergenza donne con minori che devono essere allontanate dal partner maltrattante. E proseguiamo su questo argomento. Le ragazze e le bambine del settore giovanile della SD Volley Silvi Adriatica domenica giocheranno un'amichevole al Palasport di Silvi. La manifestazione rappresenta uno degli eventi di una mattinata dedicata alla lotta alla violenza di genere. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Lunedì 25 novembre sarà la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e in occasione della ricorrenza Comune di Silvi e la SD Volley Silvi Adriatica hanno organizzato una mattinata speciale per domenica 24. Alle 9.30 l'inaugurazione di una panchina rosa nella centralissima piazza Marconi, quindi una passeggiata per la città con associazioni, amministratori e i cittadini che vorranno partecipare fino al palasport comunale di Viale Po, dove alle 11 si svolgerà una partita amichevole tra le ragazze del settore giovanile della SD Volley Silvi. Sì, noi abbiamo pensato che in occasione per l'appunto della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, che sarà il 25 non il 24, abbiamo pensato di organizzare questa manifestazione proprio di domenica in modo tale per coinvolgere tutte le famiglie anche dei nostri iscritti. Sport ci insegna per prima cosa a rispettare, che è la cosa principale. Bisogna rispettare una figura, l'arbitro, che è una figura che bisogna rispettare, sia essa femminile o maschile, comunque bisogna rispettarla e soprattutto bisogna rispettare le amiche, le atlete avversarie. È una forma di rispetto sotto forma di gioco, che poi lo gioco può essere agonistico o no. Per noi è un gioco, è uno sfogo di divertimento per tutta la gioventù di Silvi. Noi sono circa 20 anni che lavoriamo sul territorio di Silvi, solo che negli ultimi anni abbiamo concentrato le nostre forze e energie principalmente sul settore giovanile e con la novità quest'anno di un corso di psicometricità, avviamento all'attività motoria da bambini di 3 anni e mezzo, abbiamo la bambina più piccola che deve compiere a breve 4 anni e quindi un gruppetto dai 4 ai 6 anni, con molto successo, i bambini sono entusiasti e sinceramente non ci aspettavamo di avere diciamo questo boom su almeno questa parte fetta di età, che è sempre un po' timida, i bambini iniziano troppo, forse a volte troppo tardi, l'attività sportiva. A tale proposito sicuramente è importante anche il progetto che stiamo facendo nelle scuole, con un progetto scuola gratuito presso l'Istituto Comprensivo Silvi Giovanni Pascoli. Ringrazio anche la preside che ci ha dato questa opportunità. Farà piacere vedere la partecipazione di tutti i genitori, anche dei nostri iscritti, e come dire, facciamo in modo che la giornata contro la violenza sulle donne sia valida, ecco, solo per questo. La Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università di Teramo ha firmato una convenzione con la Roma Film Academy di Cinecittà, un'iniziativa che unirà mondo universitario e professionale. Vediamo. La Facoltà di Scienze della Comunicazione dell'Università di Teramo e Cinecittà hanno firmato una convenzione che prevede una contaminazione tra talenti con la Roma Film Academy, un modello che unisce l'approccio metodologico e teorico con una forte propensione alla progettualità per colmare il gap tra il mondo universitario e quello professionale. Il preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione, Cristian Corsi. È una convenzione strategica per la Facoltà di Scienze della Comunicazione per l'avvio di
di una rivoluzione della didattica all'interno di Cinecittà, ma anche una condivisione di progetti strategici sia per la didattica, sia per la ricerca, sia per quanto riguarda anche le nuove convenzioni di stage di tirocini con le start-up all'interno di Cinecittà Roma, con in ambito di cultura, spettacolo a 360 gradi. È una rivoluzione storica per la facoltà, che proietta la facoltà di comunicazione a livello nazionale e internazionale attraverso un network di eccellenza. Nasce da una progettualità condivisa con la facoltà e una serie di rapporti di mesi, e ha avuto poi la realizzazione con un protocollo di intesa affinché la collaborazione potesse diventare strutturale per 6 anni con la facoltà e Cinecittà. Apriamo un percorso di formazione universitario a tutti gli iscritti dei corsi di formazione di Cinecittà Roma, con una modalità organizzativa straordinaria attraverso la quale i docenti della facoltà andranno a Roma attraverso delle lezioni full a riproporre gli insegnamenti del corso di laurea ad AMS. Per sensibilizzare la popolazione, i più giovani, rispetto alle corrette norme da utilizzare mentre si è alla guida, a Chieti si è tenuta questa mattina una manifestazione che ha visto protagonisti i ragazzi delle scuole cittadine. Nell'occasione, presso la villa comunale, è stato presente anche un camper della polizia con le strumentazioni in dotazione agli agenti, quali etilometri e drug test. Gli studenti hanno quindi potuto provare degli occhiali speciali che permettono di simulare la guida in stato di ebbrezza. Mettersi alla guida sotto l'effetto di alcol o ancora peggio di droghe, si rischia la vita, si mette in pericolo anche la vita altrui? Beh, naturalmente si rischiano gravi problemi di salute, prima di tutto problemi di salute per chi appunto assume queste sostanze o chi abusa di bevande alcoliche. Come ha detto lei, naturalmente si mette a rischio la vita di chi c'è a fianco in macchina e si rischia la vita dell'altro utente della strada con il quale noi potremmo interagire in condizioni di alterazioni psicofisiche, perché poi il problema principale è che queste sostanze tendono ad alterare lo stato psicofisico di una persona, quindi la capacità di dominare il veicolo, di governare la strada e di reagire anche qualora appunto alla guida dovesse presentarsi anche una situazione fuori dal normale, come può essere l'attraversamento improvviso di un animale, l'attraversamento improvviso di un'altra persona. La capacità reattiva della persona viene a mancare, naturalmente in base anche alla sostanza utilizzata e a varie circostanze. Vogliamo anche specificare che anche le cosiddette droghe leggere rappresentano un pericolo per chi si mette alla guida? Beh, personalmente non mi trovo d'accordo l'utilizzo del termine droghe leggere, droghe pesanti, perché per me le sostanze stupefacenti sono sostanze che hanno tutte una loro intrinseca pericolosità nei confronti della persona che le assume. C'è l'idea che appunto possa essere meno impattante sull'organismo, possa essere soltanto foriera di un momento di svago, di un momento di anche di estraniazione dai problemi quotidiani, ma assolutamente sono sostanze che anche in piccola quantità, comunque sia interagendo col nostro organismo, prima di tutto col nostro sistema nervoso, ma anche con altri organi, possono dare problemi di varia natura, insomma, ripeto, non soltanto a livello del sistema nervoso. Siamo arrivati alla pagina dello sport, iniziamo dalla Serie B. Si apre questa sera la 13ª giornata del campionato cadetto con il match dell'Adriatico Cornacchia fra Pescara e Cremonese. Tra i biancazzurri mancherà Palmiero, al suo posto ci sarà Castanos. Per il resto Zauri confermerà la squadra che ha espugnato Empoli. Nella Cremonese out Gustafsson per un affaticamento muscolare, dunque Castagnetti sarà una delle due novità rispetto alla squadra che ha battuto la Salernitana. L'altra sera il rientro di Caracciolo nel trio di difesa. Vediamo il servizio.
Dopo la sosta per proseguire l'ottimo momento di campionato, il Pescara ospita questo venerdì alle 21 la Cremonese, forte delle 3 vittorie nelle ultime 4 gare che hanno dato linfa al campionato del Delfino. Una sosta nella quale Zauri ha lavorato per la maggior parte del tempo senza i 6 nazionali, alcuni dei quali sono rientrati tardi, ma la condizione generale è buona. No, beh, i ragazzi stanno bene. Stanno bene, una settimana, 10 giorni un po' tribolati per via delle nazionali, ne abbiamo avuti tanti per fortuna, però chiaramente sono rientrati 2 ieri, quindi siamo stati contenti di mandarli, ma chiaramente hanno un po' influito sulla preparazione gara. Però i ragazzi stanno bene, quindi nessun alibi. Zauri confermerà il 4-3-2-1 nel quale le incognite principali sono a centrocampo. Busellato è a disposizione, ma dovrebbe essere ancora Crecco il titolare. Castanos è l'indiziato principale alla sostituzione di Palmiero, out per il fastidio al tendine rotuleo, un'assenza pesante. Bah, l'abbiamo visto anche altre volte, è chiaro che Palmiero è un tipo di play, abbiamo 2-3 giocatori che possono farlo con caratteristiche diverse, quindi abbiamo dei centrocampisti bravi, quindi è chiaro che mancano delle caratteristiche di Palmiero, ma tutti gli altri che abbiamo possono sopperire facendo anche altre cose. È chiaro, dovremmo essere bravi e veloci ad adeguarci a quello che ci chiederà la partita. Per il resto Zauri confermerà l'intelaiatura della squadra che ha vinto ad Empoli. Di contro c'è un avversario come la Cremonese Grandi Firme, che ha deluso nella prima parte di stagione ma che tenta la risalita. È uno squadrone, insomma, di giocatori presi per vincere il campionato. Sulla carta hanno tutto, possono fare qualsiasi cosa, quindi vediamo. Mi aspetto entrambe le soluzioni, cioè che vengono a volte aggressivi, a volte aspetteranno. Insomma, come diciamo spesso, la partita è fatta di più partite, quindi faranno tutte le cose. Ciofani Ceravolo, la coppia d'attacco grigio-rossa, non si è ancora espressa al massimo, ma sono 2 attaccanti tra i migliori della cadetteria. Sono giocatori bravi, io penso che giocatori bravi non li puoi annullare, ma li puoi limitare. Quindi sicuramente passerà attraverso una fase difensiva molto accorta, non solo dei difensori. Quindi chiaramente dovremo cercare di farli giocare in una terra non proprio loro, quindi Ciofani magari cercare di non portarlo molto in aria, perché è un giocatore che vive di queste palle rubate in aria, dove spizzicate eccetera. Ceravolo è un giocatore che si sa muovere un po' tutto il fronte d'attacco, quindi ci vorrà una fase difensiva molto attenta. In Serie C, dopo la Ternana per il Teramo, domenica pomeriggio impegno in trasferta al San Nicola di Bari, in una settimana nella quale il Diavolo dovrà poi affrontare il Siena in Coppa Italia e la Regina capolista nel prossimo fine settimana. Il servizio di Jacopo Forcella. Se non è la settimana dell'anno per il Teramo, poco ci manca. 3 impegni molto ravvicinati, a partire da quello di fatto storico di domenica pomeriggio, quando i biancorossi saranno di scena per la prima volta nella loro storia al San Nicola contro il Bari. Un impegno che è il secondo di un trittico che comprendeva la Ternana e poi vedrà anche la Regina domenica prossima. In mezzo ci sarà anche la gara di Coppa Italia mercoledì contro il Siena. Siamo vicini alla fine del girone d'andata con degli impegni per noi molto importanti. Come è una settimana molto, la più difficile come appuntamenti, no? Visto che abbiamo Bari, Coppa Italia e poi abbiamo la Regina in casa, quindi è sicuramente una settimana molto complicata, visto anche la doppia trasferta tra Bari e Siena, quindi dobbiamo prepararsi bene a fare delle partite molto importanti, riprendiamo una alla volta. Sfida nella sfida anche tra i due tecnici, Tedino da una parte, Vivarini dall'altra. Sono incontrati una volta, Tedino lo ricorda, in Serie B, quando Vivarini era sulla panchina dell'Empoli. Ma con lui ci ha contraddistinto anche una chiacchierata forte fuori dalla stazione di Firenze, nel momento in cui lui è stato esonerato dall'Empoli. Mi ha parlato per un'ora, mi ha fatto un'impressione ottima sotto tutti i punti di vista, quindi molto preparato, una persona che vede il calcio in una certa maniera, che ha una prospettiva anche lavorativa di un certo rilievo, un ottimo lavoratore, è una persona sicuramente all'avanguardia dal punto di vista generale. Galletti sulla carta molto complicati da affrontare, il reparto d'attacco è solo uno dei 3 a disposizione di altissimo livello per Vivarini. Ho sempre più paura tra virgolette tecniche dei giocatori forti, cioè quando tu davanti trovi Antenucci piuttosto che Terrani, piuttosto che Ferrari, piuttosto che incutono sicuramente timore e hanno delle qualità veramente molto importanti, quindi io ho sempre, diciamo, da avversario mi incute più timore un avversario forte tecnicamente piuttosto, e che giochi piuttosto che una squadra magari remissiva. Qualche dubbio anche in
casa Teramo, si è parlato anche della nuova posizione di Lasic. Minelli e Soprano sono convocati, ma per il momento devono recuperare nelle gerarchie. Altro discorso invece per Riccardo Martignago, che ha avuto una possibilità dal primo minuto contro la Ternana, che per il momento è un dubbio che Tedino lascia fino all'ultimo istante, fino a poco prima del fischio iniziale del San Nicola. Ma penso che Riccardo, devo dire come sempre la verità, ha fatto un periodo piuttosto grigio dovuto a tante situazioni, anche alla sua stessa credibilità. È un ragazzo meraviglioso, è un ragazzo intelligente che sa benissimo quando può far meglio. Sono 10 giorni, 12 giorni, quindi la seconda settimana diciamo che sta facendo veramente molto bene. In settimana sta facendo meglio, è più libero, più sciolto. Sa perfettamente che noi in lui abbiamo riposto veramente grandissime attenzioni e soprattutto il sottoscritto sa quanto forte potrà diventare essere per il Teramo Calcio. E questo è un dubbio che io avrò fino alla fine. Prima di salutarci vi ricordo gli appuntamenti di questa sera, a partire dalle ore 20 con Riconosciamoli, ospite di Riccardo Clinco, Chiara Tarquini, e poi alle 20.30 circa invece c'è diretta stadio per seguire la partita dell'Adriatico Cornacchia fra Pescara e Cremonese. Grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.